ragazzi, sono tornata, però non posso fare i video perché sono in vacanza un'altra volta e sono partita all'ultimo momento, quindi non ho potuto fare niente, sono forzata a partire. Con i miei genitori sto dai nonni per un po' di tempo e quindi per un po' non posso fare appunto video, ritornerò circa il 23, questi giorni qua di agosto, e ricomincerò a fare video perché ho un sacco di video da fare, infatti ho una lista di video che devo fare. Quindi non sono sparita, ci sono sempre, infatti io commento comunque altri video, poi vi rispondo a tutte quante, ho risposto a tutte quelle che mi hanno scritto nei video del giveaway, anche altri video, quindi comunque sono presente e vi rispondo sempre, perché comunque ho il computer qua con me, quindi questo. Quindi iscrivetevi se volete, perché comunque io rispondo anche se non faccio video. Poi vi volevo ringraziare perché ho raggiunto 100 iscritti e sono contentissima perché ho aperto il canale circa a metà giugno e a metà agosto ho fatto 100 iscritti, sono veramente contenta. E comunque il canale vedo che man mano diventa sempre più grande, molte persone mi scrivono e mi dicono che fanno un sacco di complimenti, di andare avanti così, che io faccio tantissimi miei video, quindi sono veramente contenta di aver raggiunto 100 iscritti, ovviamente anche grazie al giveaway, perché ho dato la possibilità ad altre persone di farmi conoscere, infatti ho conosciuto gente nuova, anche persone di altri canali, persone molto simpatiche, e quindi sono veramente contenta. Infatti il giveaway ha raggiunto, diciamo, un buon numero di visualizzazioni, cioè per me è tantissimo, tipo 500 visualizzazioni, sono contentissima, poi tutti i commenti positivi, veramente sono molto contenta di questo. E poi volevo aggiornare sul giveaway. Allora, nei commenti a molte persone mi hanno detto come commento, appunto come richiesta, la cover per il 4S, la chiappa sogni per il 5, quella di Parigi. E hanno avuto meno successo quella del manga, del gatto e del manga gatto e costume. Quindi io ho deciso di fare, perché dato che io faccio le estrazioni con i bigliettini, con il nome, se per voi è meglio, questa cosa la devo sapere. Ho due opzioni, una è che io estraggo una persona, magari scrivo, trovo quella che ho scritto Parigi, la ragazza che vuole quella con Parigi, e quindi quella di Parigi è la sua. La seconda ragazza che trovo, magari sempre per il 5, gli do automaticamente, anche lei vuole quella di Parigi, automaticamente gli do quella del costume, oppure non gliela do, perché magari non gli piace. E questa cosa per il 4, magari trovo proprio quella di Acchiappasogni, la seconda ragazza do quella del manga, e poi la terza che trovo sempre quella di Acchiappasogni, gli do quell'altra del gatto, perché non so appunto se fare così oppure andare avanti, perché non trovo la ragazza che vuole quella cover. E poi comunque secondo me è un casino, perché se una ragazza vuole quella con Parigi e trova quella con Parigi, la seconda vuole quella con Parigi, gli do quella del costume, magari trovo la terza ragazza che vuole veramente quella con costume, purtroppo quella del costume non c'è più, perché è la ragazza che vuole quella di Parigi. E così con quelle del 4S, trovo una ragazza che piace quella Acchiappasogni, do quella della Acchiappasogni, trovo una ragazza che vuole quella della Acchiappasogni, do quella di manga, magari trovo una ragazza che vuole quella di manga e non c'è più, io do quella del gatto, ora vuole il gatto e non c'è più niente. Quindi, cioè, magari manco gli piacciono quelle cover, quindi magari scelgo io per loro, a loro non gli piacciono, quindi faccio regali inutili perché non gli piace. Quindi fatemi sapere se per voi è meglio così, oppure scattare le ragazze finché non trovo quella che vuole quella cover, magari scatto tutte quelle di Parigi finché non trovo quella che vuole il costume, e così per 4S. Quindi fatemi sapere voi se volete meglio un ripiego della cover, oppure vado finché non trovo quella che vuole quella cover. Secondo me è meglio così, la seconda, perché comunque è più facile per me, perché magari appunto sostituisco le cover con altre cover, poi magari trovo una ragazza che vuole quella cover sostituita e non so, devo dare la cover per quell'altra ancora, e poi quell'altra ancora rimane fregata perché non c'è più la cover che magari voleva. E comunque le possibilità sono dipendono, perché chi vuole quella di Parigi e quella di Acchiappasogni ha pochissime, cioè poche, ha meno possibilità di vincere rispetto a quelli che magari vogliono quella col gatto, quella col manga, e quei ragazzi manga e quella con il costume, perché pochi ragazzi mi hanno chiesto quella. Quindi scrivetemi sotto nei commenti, perché è importante, se qualcosa volete, se volete la mia opzione, ovvero che sostituisco le cover e quindi la scelgo io per loro, oppure faccio che fino a che non trovo la ragazza, appunto sta tutti i bigliettini, finché non trovo la ragazza che vuole quella cover che mi è rimasta. Quindi fatemi sapere, io vi abbraccio, un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video, che ricomincerò a farli il 23 agosto.